lui guardava i cartoni e io piccolina stavo di fianco a lui. I genitori trasferiscono con la stessa passione ai bambini piccoli. Venivamo da quella scuola che era quella appunto dei robottoni. È molto eroento, simpatico, un po' pazzo e comunque sembra un po' sopra le righe. Sì, Rego Nagai, che è incentrata comunque sul personaggio umano, per cui l'eroe che combatte il nemico, di solito con un gruppo di amici, per cui sale sul robot, gli amici gli danno una mano, combattono tutti insieme e vincono il nemico. Aveva la sua frangetta, era un personaggio molto lineare a livello grafico. A livello estetico direi, Go Nagai creava questi robottoni che erano una sorta di avatar del pilota.